venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?» Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. La terza domenica d'Avvento ha al centro ancora una volta Giovanni Battista. Non tanto la sua persona, ma la testimonianza che dà a Cristo. Siamo nel Vangelo di Giovanni e Giovanni Battista entra in scena fin da subito nel prologo. Dopo aver introdotto Cristo, Verbo di Dio, l'Evangelista, in modo piuttosto repentino annota: «Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni». Giovanni è presentato come un uomo senza alcuna specificazione, se non che è inviato da Dio, e subito dopo si dice che è un testimone. Ecco la sua vera qualifica: lui deve testimoniare riguardo alla luce. La sua missione è chiamare tutti a credere alla luce che è venuta nel mondo. E come fa questa testimonianza? Definendosi più per ciò che non è che per ciò che è. Interrogato se è Cristo, Elia o il profeta, dice tre secchi no. Ha la consapevolezza di chi è e non si allarga, anche se avrebbe potuto farlo. È interessante notare che se nel Vangelo Gesù si definisce col nome di Dio, «Io sono», Giovanni Battista si definisce «Io non sono». Non si appropria del nome di Dio, anzi. E quando viene interpellato per dare una definizione di se stesso, nel testo greco troviamo che evita persino di dire «sono», perché non vuole che l'attenzione sia rivolta a lui. Non vuole che ci siano fraintendimenti. Dice semplicemente: «Io, voce di uno che grida nel deserto». In questo atteggiamento c'è la vera grandezza di Giovanni, che indica, rivela, invita, ma mai chiede di guardare la sua persona. Trovo bello che questo brano venga letto oggi, nella domenica che viene definita Gaudete, dalla prima parola latina dell'antifona d'ingresso della messa, che citando la lettera ai Filippesi dice: «Rallegratevi sempre nel Signore». Ve lo ripeto: rallegratevi, il Signore è vicino. In questa domenica il colore viola dei paramenti liturgici assume un colore rosaceo, più festoso, perché il Signore è vicino, appunto. Ma mi piace pensare che anche la testimonianza di Giovanni aggiunga una pennellata di gioia con il suo saper stare al suo posto ed essere contento di quello che è. «Io non sono degno di slegargli il laccio del sandalo» a Gesù. In un mondo che, ora come allora, è pervaso da smanie di riconoscimenti e di successo, trovo che Giovanni Battista abbia tanto da insegnarci,
per essere persone veramente felici. Buona domenica della gioia.